Ciao amici della Sgomiri, eccoci qua un'altra volta. Ve l'avevo promesso, ripartivo. Quindi, vi faccio vedere oggi cosa ho usato per il trucco. Bottega verde, ahimè un'altra volta. E niente, prodotti body, prodotti per il make up, uno shampoo. E niente, oggi sono stato con la mia bambina Glenda. Sono stato con la mia bambina oggi al lago. Vieni, guarda chi c'è. E guarda chi c'è. Guarda qui. Guarda cosa c'è qui. Vieni qua. Vieni qua. Guarda. Ti ciao. Vieni qui, non ti succede niente, misterona. Ma guardala. Vieni. Guarda chi c'era. Vieni più avanti. Ti ciao. Questi bambini puzzosi. Ehi, bambina, amore. Grum, grum, grum. Ehi, bambina. Che fai? Sono stata nel lago oggi? Scendiamo? Oh, va. Ok, siamo stati al lago oggi. Un po' di fiammata l'ho presa. Ma ciao! Ai bambini, amore. E niente, partiamo, diciamo, allora, ok? Quindi, non vi sto a dire il primer, non vi sto a dire niente, altro è inutile, ma lo sapete, chi mi segue lo sa. Fondotinta di Bottega Verde, prende fondotinta idratante, perfetto, pelle perfetta, tutto perfetto, vitamina E, vitamina A, tutte dall'A alla Z. L'unica cosa che non mi piace di questo è a dosatore, difatti me lo do così direttamente al dosatore, no, pennello poi spugnetta, quindi base. Allora, perché mi sono fatto il coccino. Allora, correttori per coprire le vergogne. Questo è quello più scuro che ho. Lo uso più di estate, perché avendo un pochino più di pelle abbronzata, uso questo che è più marrone. Ma il neo finto, non dobbiamo parlare. Poi questo invece è più aranciato, per coprire queste borse viola, che dove tutto c'è strati di fondotinta, non vanno via nemmeno neanche pagate. Poi, vabbè, questo è il primer per gli ombretti, sempre di Bottega Verde. Ah, perdonatemi, sempre Bottega Verde ovviamente, non vi sto a dire niente, vero? Poi vi dico quello che ho di altri brand, di Wycon e via discorrendo. Poi matita burro per dentro l'occhio, questa invece è di Kiko ed è il numero 01. Mi piace perché uniforma il dentro dell'occhio, perché il bianco spara troppo, burro è perfetto. Ok, poi mascara di questa di Wycon, buonissimo, mi piace anche lo scovolino che ha, meraviglioso, che proprio va a prendere proprio in fondo. Se devo dire la verità è un pochino grumoso, però uno lo pulisce, ciao. Ok, poi eyeliner sempre di questa invece di Clarence, c'ho un miscuglio stasera, Wycon, Clarence, Kiko, Bottega Verde, che sono i piccoli eyeliner a pennellino, a penna, non a pennellino, scusatemi. Mi ci trovo bene, tanto io mi trucco oggi, mi trucco fa 6 mesi. Sicché niente, io compro questi piccolini, tanto se io li compro quelli più grossi mi seccano, tocca buttarli via, perché l'ho messi l'oro sopra e per nascondere le ciglia finte ho continuato la puntina nera per dare anche più, per allungare più l'occhio. Poi blush di Wycon non lo ricomprerò, è in crema, preferisco più quelli in polvere. E questo è troppo flash, devi proprio dosare, cioè io devo, per come piace a me, devo proprio metterle pochino, perché madonna mia, come spara, un po' troppo spara, nel senso che va bene, però per una carnavalata, cioè per uscire, secondo me è un po' troppo bam, così. Poi l'illuminante, questo bello in stick, leggermente perlato rosato, mi piace da morire. E niente, ah no, rossetto, questo è fresco fresco di Bottega Verde,
sono i gloss lucidi. È un bel colore, non è, credevo fosse più, anche perché l'ho appena messo, quindi non è svanito. Forse. Però mi piace anche perché ha questo, questa spatolina qui che si dà proprio bene, mi piace il colore, bello. E questo è uno degli ottimi acquisti, infatti ora lo passo tra provato, promosso e ora vado a di qua. E queste sono le ciglia finte di It Style, queste che ho addosso adesso. Ma la sfumatura del verde? No, la sfumatura del verde. Cioè, ditemi voi se questo non è arte. Vabbè, quindi illuminante, blush, base, fondotinta, cipria, c'è un poro, bene. C'è capelli però, vabbè, questo è il dettaglio. Quindi vabbè, queste si buttano via perché queste le avrò messe 4-5 volte, adesso sono tutte... O le lavo in lavastoviglie, se ci capite, se non si sgrassano praticamente. E poi ovviamente questa è la palettina che uso ultimamente di Clarins. Non so se ha un numero. No. L'ho pagata 15 euro. E oggi ho usato praticamente questi verdi qua. Questo per partire nell'angolo interno. Poi ho usato questo, bello. Questo è l'intermedio. E poi ho usato questo verde qui fuori, portandolo su. Poi, quando poi ho messo questo, ho messo la puntina di questo qui, perché è proprio perlescente. E ha questo, e ho dato questo, cioè la punta chiara, e ho scurito la parte esterna. Bello da morire. Questo è il trucco di oggi, fatto in 5 minuti. Bugiarda! E niente, ciglia finte finite. Allora, prodottini di Bottega Verde nuovi. Bellini. Allora, fondotinta illuminante, non era offerta, ce n'ho, ma era offerta, l'ho ripreso. La base perlescente, fondotinta illuminante sono per me le basi migliori, perché ti rende meglio il fondotinta che poi dopo vai a mettere. Questo è fondotinta illuminante, non lo uso come fondotinta perché è troppo bianco per me. Lo uso come base, come primer, e praticamente ti dà questo effetto perlescente che poi tu col fondotinta, con la terra, vai a rendere i punti luce e i punti d'ombra, e spara questa parte perlescente appunto del fondotinta, come ho fatto fisicamente oggi, aiutandomi poi col blush ovviamente. Ecco perché ho la parte più scura, per fare il visino secco, che non c'è verso neanche se lo muro, però vedi che effetto ha. Stacchi non ce n'è, perfetto. Quindi questo lo uso come base anche se è fondotinta. Ok. Poi due blush opachi, che uno mi sa che io devo controllare, mi sa che ho preso doppione. Vabbè, ciao perde. Questo ho preso, che numero è? Non lo so. Sì, che ci legge qui? Il copallo. Vabbè, questo colore qui. Beh, questo lo sto a rimettere dentro, perché così me lo rimetto via. Faccio un video veloce, così rimetto via che c'è una sacchettata di roba. E questo, che deduco già ad averlo già qui. No, questo credo di averlo già preso. Questo invece è un bel marrone per quest'inverno, mi piace. E questo è il mio stesso colore di labbra, quindi me lo fa effetto matte, quindi anche se ci vuole lavorare col rossetto, perché io vado a lavorare col rossetto, però a Jacopo non lo dite. Ciao! E praticamente non si vede molto, perché è per appunto è il mio sottotono è più rosato, questo è più sul marrone, ma se io lo picchietto non viene molto, e mi uniforma le labbra, viene un bel effetto, mi piace. I blush ne ho comprati 4. Ma dove cavolo me li caccio? Cioè, i miei amici mi prendono in giro, ma che te ne fai?
ragazzi, io non ho vizi, io non fumo, non bevo, niente. Lavorare a casa, lavorare a casa. Un vizio me lo fa dare, anche a me me lo fa dare. E ho questo, a parte gli uomini. Ho questo un dettaglio. Jacopo, sì, Jacopo, Paolo, non sentire. Sicché, niente. Allora, ho preso questo, che è meraviglioso. Guarda il colore. Questo è lucido, sono i lucidi questi qui. Quindi vedi anche questo. Non so, c'è i numeri, ma che cavolo ci legge? Io ci leggo. Vabbè, tanto qui nell'espositore, se la bottega vede, lo vedete. Questo che ho messo oggi, giudicate voi. Bello da morire. Ma lo sapete quante ne ho? È imbarazzante anche raccontarvelo. Cioè, non, io penso una doppia, una donna non ce l'abbia tutti questi rossetti. Comunque, vabbè, questo è un dettaglio. Questo che praticamente a vederlo è lo stesso, solo che è lucido questo opaco. Vedete come sono belli. Belli, anche questo lucido è bello. In effetti per me, se facevano i lucidi di questa grandezza, beh, è bello, perché a me mi durano tanto, voglio dire, quindi non rischio di seccare. E poi questo qui, no. Guarda, bello. È bellissimo, cioè praticamente. Allora a questo punto vi li sviccio tutti. Questo è questo. Vabbè, questo qui il rosa non lo so perché ce l'ho qui. E questo allora. Che questo è carino però, lo potevo mettere anche oggi, lo potevo mettere. E questo qui, che poi è lui. Sono tutti e tre molto belli. Mi piacciono da morire. L'espositore è pieno. Hai visto te staccaglielo e portaglielo via? Un secondo. Ma tutti... Non c'è Lillery. Quindi per quanto riguarda il make up è finito. Ora c'è il body. Allora, ho ricomprato il siero corpo perché mi ci sono trovato bene. L'unico difetto, come sempre, di Bottega Verde, ce n'è praticamente uno sputo dentro. Ma questo io ora vi farò vedere. Ho preso altri latte corpo, li voglio provare, all'aloe, a marmorto. Di cui quello di marmorto mi sembra già dove l'ho preso, ma credo aver preso lo scrub, non il latte. Comunque, questo ritorna l'immensa perché è col dosatore, è meraviglioso, non ne posso fare a meno. Ed è lui. Di cui lui c'ho anche la linea crema giorno, crema notte per il viso. Difatti è quella che trovo meglio di tutte, praticamente. Siero corpo, zone critiche. Io mi concentro anche qui perché qua c'è il deserto, praticamente. C'è una tartaruga secca, c'è qui praticamente. Vabbè, invece di essere qui la tartaruga, io l'ho qui. Non ne posso, ne ho due. Tiè. Allora, poi questa mi è stimolata. Questa mi è stimolata. Acido glicolico, crema viso. Affina la grana della pelle. E lo sapete, no? Io per via ci metto la cifra per fare l'effetto. Questa la voglio provare. Questa la voglio provare, è questa qui. Ho letto l'inci, non è male, è roba naturale. E questa qui. Questa la voglio provare. Che profumo buono che ha. Beh, questa mi sa che andrà. Invece, perché alcune devo ancora finirle. L'ho già testato e sono trovato bene. Ma questa però mi stimolava. Perché io ho dei pori che sono dei mini appartamenti praticamente. E questo ho fatto. Poi, questo è per pelle mista e grassa. La... Perché io ho... È strana, questa è per il viso. È strana la mia pelle perché dipende la stagione, dipende il freddo e il caldo. Insomma, comunque, la parte centrale è quella più secca. La più grassa è quella esterna. Mista e grassa, quindi... Quando questo me lo darò, siccome è un esfoliante, mi concentrerò più sull'esterno. Però, boh, mi stimolava. Agli agrumi. Detergente esfoliante. Lo proverò. Poi. Allora.
In effetti questo potevo evitare anche di comprarlo, no? Potevo evitare. Però praticamente adesso lo do anche a mia bambina. Quando io la lavo adesso, questo dato nel pelo anche del cane gli viene un pelo morbido, lucido, bello. Quindi glielo do per la mia bambina. E in effetti uno dice adesso, ma che ti dà, tu c'ha 3 mm di capelli. Però guarda, quando te lo dai anche in questa lunghezza qui, ad esempio adesso io l'ho lavati, però se io ci do questo, i capelli diventano morbidi, seta diventano. Infatti l'ho ricomprato, me ne frega, anche se ho 3 capelli me lo do uguale. Tiè, anzi no, lo butto fuori dalla scatola, lo metto via. Poi latte corpo per il mar morto, come vi dicevo, questo è top di gamma, però questi li voglio provare. Ho preso questo e all'aloe vera, latte corpo idratante lenitivo. Ora non so quale dei due proverò, poi vi farò a fine mese i promossi, bocciati, finiti, così vi dico meglio. Ho finito lo scrap corpo della Geomar, che sapete, no? Che per me è come le maschere per il viso. Geomar, per me Geomar è un brand molto ottimo, anche low cost, mi piace, perfetto. Era Bottega Verde, l'ho finito, provo questi. Perché avevo già provato questo, però era diversa la... Non so se c'è qualcosa di diverso dentro. Sorgente di benessere, scrap corpo, al sale del mar morto, rivitalizzante. Io l'avevo preso un altro, mi sembra, guarda questo qui. Ne ho preso davvero tanti, me lo ho neanche più. Però era diverso fuori. Forse era un altro modello, boh. Comunque, ho preso questo e questo è l'Argan. Allora, Argan del Marmor, sì, Argan del Marocco, scrap corpo elasticizzante. Che vuole elasticizzare qui? Rigenerante nutriente. Come provare anche questo qui? Quindi proverò questi adesso in istituzione, anche perché qui con 10 euro ne ho fatti 2. Geomar 15, 17, se tu becchi l'offerta 7-8 euro ne va presi 2. Però quando non c'è, ragazzi, anche perché io, come sempre, mi ho sempre detto, io non ho praticamente le misure. Cioè, infilo la mano dentro e che viene via, e poi boh, me ne do. E più quella che butto via che quella mi metto. Però purtroppo, ahimè, io sono così. Non è che sto a guardare, a mettere pochina. Poi mi sembra che non funzioni bene. Cioè, a me mi piace proprio usarlo il prodotto, sentirlo sulla pelle. Sennò non sa di niente. Quella di Bottega Verde ogni volta... Il video è quasi finito, poi passo saluti. Quella di Bottega Verde, praticamente ogni notte mi vede una roba che ho mandato stavolta. Allora, di campioncini. Lei sa benissimo che io non voglio campioncini quelli di sega, che dentro c'è una goccia, che cavolo me ne faccio. Allora, mi ha dato questi, praticamente sto bene fino al 2070. C'è il chiaro e lo scuro, addirittura li mischio per fare, no. Questi ce l'ho da benedire e santificare. Qualcosa l'ho regalati, eh? Qualcosa l'ho regalati. Vabbè, questo è un dettaglio. 2 mini mascara. Amori. Per provarli. Questo ce l'ho. No, questo l'ho avuto, ma non mi ha stimolato. L'ho regalato alla mia sorella. Perché non mi piace tanto. Allo scopino troppo grosso. E vabbè, però da viaggio. Ora ce ne ho 2. Belline. Poi, già, guardate 2. Tutti savano, tutti scuri. Vabbè, le metterò nel perché ho diviso fondotinta da quelli chiari e quelli scuri. Li metterò da quelli scuri. Quindi ne ho 2 di fondotinta. Anche questo mi ha dato. Lo vedo ora. Allora, mi ha dato anche questa BB cream. L'ho vista ora. Questa BB cream. Invece questa è naturale. Questa è l'effetto nude, quello naturale. Quindi ho il chiaro, BB cream, fondotinta, quella più un po' più scura, direi perfetto. Poi mi ha regalato questo profumino. No, sì, il profumino. Questo l'ho già avuto. Anche questo lo metterò, perché io questi profumini qui li metto. Ho comprato al negozio nero, sai, con gli spruzzini da viaggio. E lo spruzzo in camera per sentire il profumo, perché con me questo profumo hai perso. Anche no. Poi che cosa mi ha dato? Vaniglia nera, burro corpo, nutriente. Ah, questo mi sa che l'ho già avuto. Questo l'ho già avuto, mi sa. Sì. Non mi sono trovato male, quindi lo riuserò.
uomo. Shampoo doccia lo userò per quando se vado da qualche parte, ossia almeno non sto a portarmi dietro il tutto. Balsamo dopo barba, questo lo do a Paolo. Questo lo do a Paolo. Questo no, è mio. Ma scusa, io do, questo lo do a Paolo. E niente. Niente. Oggi l'ho visto immaginato, ho detto, sono stato al lago con la mia bambina, abbiamo nuotato, si è sguazzato a 2000. Vi lascio e vi devo di nuovo organizzare per le cover, poi vi devo fare tutti gli orecchini che ho comprato, belli un monte. E niente, ora vado a smontarmi, dimmi te che vita, cioè uno si prepara, si inciuscia per 30 secondi di video e ora mi rismonto. Niente, sono già passati 20 minuti e penso che vi ho già annoiato da morire, vi ho già annoiato. Iscrivetevi, commentate, dite che se avete provato qualcosa, chiedetemi. Vi do un grosso bacio e al prossimo video. Ciao!